che questo è il mio pensiero. Prima di procedere nella Santa Messa, dobbiamo pregare il Signore per ottenere guarigione, liberazione e consolazione. Nessuno deve tornare a casa a mani vuote. E io sono sicuro che prima di andarcene, soprattutto durante la celebrazione della Santa Messa, la mano del Signore sarà sopra di tutti e in particolare su alcuni di noi. E ci saranno grazie di guarigione, di liberazione e di consolazione, che nessuno si aspetta, ma il Signore unico, per intercessione di Maria, vuole concedere a noi qui presenti. Il loro invochiamo in questo momento su tutti noi, lo Spirito del Signore, nella sicurezza di fede, che il Signore sta ascoltando, e il Signore, aprendo le sue mani, farà piovere su tanti di noi guarigione, liberazione, consolazione. Nessuno se ne andrà a mani vuote, alcuni in particolare avranno delle grazie. Thank you.
nel tuo cuore, mi sembra una piaga di cancro che minacciava la tua vita. Io rinati antica da lei nascere, scena che ti stacca tu, noi erami esciunte con l'orrore sulla mia. Due piaghe vengono guarite, appena uscirete troverete che la piaga non c'è più. Sciolina coi eventi la cuscere, mettere in piani, anachira nai asciara io.